Prima esplorazione del giorno, amici, sono le 7 del mattino e già siamo davanti alla prima villa chiusa. Tenete conto che settimana scorsa era aperta. Adesso stiamo cercando disperatamente in tutti i modi e dobbiamo capire se il nostro buon Ema, che è il parkourer, non so se si dice così, del gruppo, nel caso salirà al secondo piano e cercherà di aprirci qualche finestra. Hanno già chiuso tutti gli ingressi, però le finestre sono solo chiuse da dentro. In questo caso non saprei dirvi se è una roba fatta da un proprietario o da un esploratore. Non penso che i proprietari si mettano a spaccare i vetri di casa loro per chiudere. E tra l'altro questa era una di quelle ville abbandonate, sapete, da una vita. Quindi è strano veramente che a distanza di una settimana venga chiusa. Questa è la caratteristica principale ormai del mondo urbex. E niente, oh mio Dio, lo sta facendo veramente, sta salendo. Cioè, è pazzesco ragazzi, è un ragno. Sembra di vedere Assassin's Creed. Prova ogni figlio. Oh mio Dio, che cosa ha fatto? Oh mio Dio, cosa sta facendo? Oh mio Dio, fuori di testa questo ragazzino, veramente fuori di testa, grande. Pazzesco, pazzesco. Piano. Vederli dal vivo mi fa ancora più impressione che vederli in video. Mamma mia. Abbiamo appena sentito qualcuno che ci ha gridato dai campi qua dietro. Cioè, non sappiamo se ha gridato a noi, però ha gridato fortissimo. E noi abbiamo dato per scontato che eravamo noi gli interpellati. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta grazie a Ema. Grandissimo battipugno, super davvero. Siamo praticamente entrati da questa finestra che lui semplicemente, come potete vedere, con questo meccanismo ha aperto da dentro. È veramente super sottile, avrei voluto riprendere il mio accesso, è stato molto comico. Comunque la casa è veramente incredibile, abbandonata da parecchi anni, secondo me almeno una decina d'anni. Ma è rimasto veramente un sacco di roba e adesso non vedo veramente l'ora di farvela vedere tutta. Infatti appena entrati penso che siamo in una sorta di libreria ufficio. Guardate Giulio, poverino, anche lui distrutto già alle 7 del mattino. Infatti intanto ragazzi Giulio ha iniziato ad aprire, ha trovato già, cos'è? Maglie giganti, cos'è? Tipo una prima edizione di Dungeon and Dragon. Qua guardate c'è pure una 24 ore. E qua c'è qualcosa della Canon, che probabilmente era la calcolatrice. Una volta se ne usavano un sacco. C'è scritto 1768, ma non penso. No, penso sia un libro in generale. Infatti, che tipo di libri aveva generalmente? Cos'erano? Romanzi? Analisi logica. Gli piaceva, diciamo, studiare. Il bello di sta casa è che è molto diversa dallo stile a cui di solito vi abbiamo abituati. Non è la solita vecchia villa antica. Appare di più una villa o anni 60 o anni 70 abbandonata. E questa sala è veramente molto molto affascinante. Infatti una volta entrati ci siamo trovati di fronte a questo fantastico soggiorno. Vi giuro che ero davvero emozionatissimo, perché era veramente tantissimo che non mi capitava di trovare una stanza così ben conservata. Qua amici c'era ancora tutto. Ok, sono curioso, vediamo se qua è rimasto dentro qualcosa. E guardate, sono rimasti tutti i bicchieri. Pazzesco anche qua dentro, probabilmente. Mamma mia, che rumore fortissimo. Tuborg Beer, oh mio Dio! Non avevo mai visto questo simbolo della Tuborg. Tra l'altro io sono stato addirittura al birrificio della Tuborg a Copenaghen, bellissimo. Mi lascia abbastanza sorpreso questa lampada che praticamente scende ad altezza d'uomo. Cioè, sì, cioè non ha... Beh, che comunque sia un soffitto super basso. Sì. Però, cioè, questa è veramente bassa. Qua dentro invece, guardate, ci sono tutti i suoi super alcolici. Abbiamo il Cinzano, abbiamo il Black and White, abbiamo il Gansia. Cos'è? Ferrarelle? Ma che cos'è? Che schifo. Madonna. Questo qua è uno scotch whisky. E questa è proprio Ferrarelle. Mai vista questa confezione così in vetro. Chissà quanti anni ha. E guardate anche tutti questi ragazzi. George Davis, che è un vecchio scotch. La grappa, cioè è pazzesco. Qui dentro ragazzi c'è tipo una pera addirittura. Avete visto la vecchia confezione della Ferrarelle? Guardate che roba, questa è proprio vecchia vecchia. È assurdo. Dovrebbe essere. Sa di che anno è? A vederlo. Boh, è strano, cioè tenere... 1983. Cioè tenere comunque sia... 83. Tenere comunque sia una bottiglia di Ferrarelle in mezzo, diciamo, al tuo angolo super alcolice è strano. Veramente incredibile. Sì. Una delle cose che però mi piace di più di questa stanza è questo piccolo camino con questo bellissimo ventaglio para, praticamente. Come si chiamano? Pezzi incandescenti del legno. Scintille, sì, tipo il parascintille, non mi ricordo. Comunque è veramente molto bello. E anche questa piccola libreria con un po' di tutto. C'è addirittura un carretto siciliano. Qua dentro invece, dove sta entrando Giulio, amici, c'era la camera da letto. Guardate che bella, cioè. Questa tra l'altro super fresca e super spaziosa. Molto più fresca del camper. Poi veramente è stata arredata con un gusto veramente particolare. Però mi piace, cioè funziona. Avevano buon gusto. Amo tantissimo tutto questo tema di pietre. Madonna raga, a parte questa bocca. Cioè guardate che crepa. Praticamente nell'altra stanza. Madonna. Questa non me l'aspettavo.
dei peggiori terremoti. Chissà da dove è partita questa roba, cioè assurdo. È vero, questo è il pezzo di muro che è cascato. C'è qualcosa dentro, Giulio? C'è, allora. Qualche cuscino, cose normali, sì. Insomma. Ragazzi, che cosa ci manca di questo piano? Tutto il lato sinistro, giusto? Comunque questa stanza è bellissima, l'atmosfera pazzesca. Seguiamo Emma che ci farà da cicerone in questa esplorazione. Wow! Pazzesco! Funziona? Prova a premere. No, è elettrico questo. No, è elettrico. No! Sì, giusto, avete ragione, comunque, è vero. Però veramente bello, tenuto bene. Cioè, paradossalmente questo è praticamente intatto e lì la sedia gli manca una gamba. Qua tra l'altro ci sono un po' di contenuti, come si chiamano? Sentimentali, ecco, sentimentali, che è il termine giusto. Molto carino invece questo posizionamento di tutte queste piccole cose. Sì, è molto particolare. Se tocchi è un pattern molto strano. Evidentemente è un materiale, anche perché guarda, no, mi sa che è proprio stampato su tipo una lastra di legno. Vediamo la cucina. Piccola cucina. Ah, che carina, dai, piccolina, ma c'è tutto. Giustamente apprezzo questa cosa. Sì, esatto, sì. Allora, evidentemente, aspetti di che cosa mi dà l'idea, tipo di un dandy questa casa, cioè di uno che si godeva la vita. Scopriremo infatti tra poco, amici, che questa affermazione non era così campata in aria. Infatti c'era qualche elemento dentro questa casa che mi faceva pensare, comunque sia che fosse abitata da un artista, una persona comunque molto dedita all'arte. Era veramente un sacco che non mi capitava di esplorare infatti una casa moderna e non vedevo veramente l'ora di vedere tutte le stanze. Qua invece, amici, c'è tutto l'angolo del bagno, guardate, ci sono addirittura ancora dei detersivi in giro. Qua magari invece dove appendevano, non so, gli accappatoi o gli abiti in generale. E questo era il suo piccolo bagno. C'è ancora tutto, come potete vedere, cesso all'angolo. Qua probabilmente c'era una doccia che adesso è stata strappata, è stata tolta. E questo era il vetro. Ok, Emma intanto sta aprendo questa porta. Secondo me si va dei sotterranei, cos'è? Un bagno. Un altro bagno? Sì. Un bagno attaccato all'altro, vediamo. Ah, ok, perché ci teneva anche magari la caldaia e altre cose, insomma. Sì. Guarda, ci sono addirittura ancora le cose appese. Questo sembra tipo una trapunta, mentre quello lì è un asciugamano. Solo i piatti vintage, ormai è diventato rosa. Questa casa mi sta davvero sorprendendo. È molto particolare, roba di... Oh mio Dio! Qua c'è una... veramente... Oh mio Dio! Ma è morta qui? È morta, sì, è morta mummificata. È mummificata, poi in posizione. Oh mio Dio! Sì, sì. Prendila qui. Esatto, gesti, sì, roba che ti salta addosso. Ok ragazzi, proviamo a salire al secondo piano. Guardate anche che bello che è quel frigo lì in fondo con tutti gli adesivi. Allora, stiamo attenti, qua purtroppo qualche vandalo e la disperazione ha spaccato addirittura i vetri. Cosa su cui noi siamo veramente tanto contrari, ragazzi. Cioè, se non riuscite ad entrare, non entrate, punto. Noi abbiamo avuto Ema che ci ha permesso di entrare comunque, ma è veramente da infami spaccare i vetri solo per rabbia. Allora, qua siamo al secondo piano. E qua c'è parete più... molto più tragica. Sì, madò, ma che è? Ma è comunque sorprendente. Ma che è? Che crepa che c'è qui sopra. Stiamo attenti, raga. Oh mio Dio. Ma che bella che è questa casa. No, ma... oh mio Dio. Oh mio Dio, ma è pazzesca. Ragazzi, ma io ve l'ho detto, questo qua era un mezzo dandy. Era tipo un Andy Warhol. Wow. Ma che figo. Bellissima sta sedia, tra l'altro. Porca miseria! Porca miseria! Con addirittura il poster di Mina, ma soprattutto la foto di quelli che, boh, possono essere o i veri padroni di casa o i genitori. Cioè, ma veramente, cioè io veramente mi incazzo proprio tanto per vedendo queste cose, veramente. Ragazzi, che casa, ma soprattutto che cammino, è bellissimo. Cioè, guardate, tra l'altro, è ancora perfetto, fortunatamente. Infatti, amici, una volta entrati in questo salotto, vi giuro che non ci potevo credere. Continuavo a guardare ogni elemento, come per dire il camino, il bancone tipo del bar, che è una cosa che non si trova quasi mai, soprattutto così ben tenuta in una casa abbandonata. Guardate, addirittura qua era rimasta la pipa e qua ci sono altri liquori, ed è molto bello questo punto perché sembra a tutti gli effetti un bancone. Con questo addirittura porta abiti che veniva proprio, io mi immagino proprio, non so, gli ospiti che salivano e si mettevano qua e tutti insieme si stava a bere con questo camino acceso d'inverno. Cioè, non so perché, ma proprio c'è dal piano di sotto, si gode... sì, mi sembra uno che si gode la vita. C'è, cioè, uno molto super sciallo. Ah, questi qua sono dei fermalibri. Sono dei fermalibri fantastici. È veramente incredibile come tutto in questa casa sembri totalmente ricercato, nel senso che si vede che era una persona con un certo stile, con del gusto. Cioè, guardate anche solo qua sopra tutto quello che ha messo sopra le tende. Cioè, sono tutti quei piccoli dettagli che sommati ti fanno un po' immaginare, un po' capire meglio, diciamo, il gusto della persona, il personaggio che viveva qui dentro.
E me lo immagino realmente come un dandy sgargiante, per chi di Milano sa di che cosa sto parlando, che si gode la vita, oltretutto vista mare, cioè fantastico. In tutto questo però purtroppo, amici, c'è anche una nota positiva. Infatti nutrivo un sacco di rabbia ogni volta che guardavo il soggiorno, perché non riesco veramente a capire il motivo per cui uno debba entrare in casa degli altri a spaccare, a rompere. Non ha veramente alcun senso. Pazzesco, davvero pazzesco. Poi amici, un camino così bello non lo vedevo dai tempi di Villa del Plastico. Proseguiamo intanto con i ragazzi. Qua troviamo un ferro da stiro e hanno esultato, quindi non vedo l'ora di vedere che cosa hanno provato. Vestiti? Hanno messo qua un bello armadio. Illuminate? Wow, guardate, qua era pieno. Vorrei toccare, ma in questo caso vedo che c'è un bel po' di sporco sopra. Ed è veramente incredibile, cioè illumina un po' più su. Apriamo anche di qua. Ma guarda che roba. Però questi qua sono vestiti di una signora, mi sa. Sì. Non capisco. O di un signore molto... Cioè, boh, se fosse un signore me lo immagino tipo Austin Power. Vero? Questo è bellissimo. Sì. Chiudiamo, giustamente. È proprio stile questo signore. Ma c'è un'altra cucina! È bellissima, sì! Ma che roba! Ma è rimasto tutto qui! Wow. Mio Dio! Ma è pazzesca, ragazzi! Guardate il frigo! Cioè, questa è tutta una roba fatta su misura, ricercata, studiata. Cioè, guarda, proprio tutti i dettagli dei mobili. Sarà stato mica uno stilista? Sì, mi viene in mente veramente uno che si personalizzava ogni cosa. Cioè, guarda anche il suo carrello della spesa. Come potete vedere, purtroppo qua il sole sta facendo veramente sciogliere le carte da parati dal muro. Guardate anche tutta l'umidità, veramente tantissima. E umidità anche che sta distruggendo addirittura i mobili. Probabilmente ci sono state anche delle infiltrazioni, magari quando piove passa da sopra l'acqua e ha praticamente sciolto tutto il tavolo che era qui sotto. Ma è veramente pazzesco, vi giuro. Sono entusiasta. Chi è che ha mosso questa cosa? No, non so io. Infatti ero molto tranquillo. No, ma questo, ragazzi, che cos'è? Questo che cos'è? Prova ad aprirlo, Giulio. Sembra tipo un aerosol, non lo so, tipo una roba del genere. Sì. Wow, è la prima volta che ne trovo uno. È incredibile. Questa mi sa che era una pentola a pressione addirittura. No, ma è tutto, cioè ragazzi, è rimasto tutto, guardate. Coppa azzurra, caffettiere, qualsiasi cosa, borracce. È incredibile. Questo tipo cos'è, per la carne trita? Sì, questo mi sa che è per la carne trita. Ragazzi, venite, facciamolo. A parte che, ragazzi, qua c'è tipo un font di muschio selvaggio, taglio Fedez, perché 1988 erano già avanti. Sono curioso di vedere se è rimasto qualcosa dentro il frigo. Per ora no. Hanno avuto la licenza di svuotare, magari hanno buttato tutto qui dentro. Sì. Comunque, raga, eccezionale. Bellissima sta casa, voglio vedere quest'ultima parte qua. Guardate, tra l'altro, anche, cioè, una porta soffietto fatta di stoffa, cioè, quando mai l'avete vista? Eccoci qua, questa era l'altra sua cucina. Veramente assurdo, cioè, guardate che bella, mi dà l'idea di intimità. Cioè, guardate qua, tutti i bicchierini, tutti i piatti ancora, la carta da parti che si sta staccando da ovunque. Bellissimo, veramente... eccezionale, guardate quanti accessori aveva per la cucina. È veramente assurdo, amici, anche perché dovete tener conto che questo tipo di ritrovamenti non si fanno quasi mai. Intendo dire abbandoni risalenti agli anni 70 con tutto lo stile degli anni 70, perché tendenzialmente troviamo delle case comuni. Questa invece era la casa proprio di un artista, di una persona che voleva tutto ricercato, voleva tutto come voleva lui. Ed è incredibile, sembra letteralmente un salto indietro nel tempo. È magnifico, sono felicissimo. Tanti ragazzi sono andati avanti, che cosa mi volete far vedere? Sono rimaste le camere da letto. Ah, queste sono abbastanza oscure. Oh mio Dio, della famiglia. Wow, illuminatemi un po' meglio qua. Grazie. Pazzesco, ragazzi. Illuminami di qua, guarda, anche con i puffi. C'è un puffo. Cioè, ci sono i puffi. Ma anche a terra, come potete vedere, ci sono un sacco di giocattoli, un sacco di cose. Bellissimo. Oh mio Dio, questa era una sua foto. Sì. Ovviamente voi starete vedendo censurato. Ricorda un sacco quasi argento, non so perché mi dà quell'impressione lì. Comunque sì, ragazzi, cioè il motivo dell'abbandono principalmente è questo. Che razza di crepe che ci sono. Io vorrei avere un ingegnere edile per capire effettivamente quanto stiamo rischiando. Che cosa comporta? Cioè, nel senso, ok, hanno abbandonato questa casa. Cioè, nel senso, veramente queste crepe ti costringono ad andartene perché non è più recuperabile. Cioè, sarebbe impressionante. Anche qua tutte le riviste. E qui ci sono anche altre foto. Di lei con nome e cognome. Esatto, abbiamo proprio il nome. Mio Dio. Potremmo provare a cercare su Instagram. C'è anche l'anno, così sappiamo più o meno quanti anni ha oggi. Forse dietro 76.
Dal 76? Vuol dire che oggi, se in quella foto lì aveva 20 anni, ce n'è 60, almeno, 65. Almeno. Spaziale, veramente, ragazzi. Stiamo trovando un sacco di cose in questi mobili. E guardate anche questa vecchissima lucidatrice. Non era nemmeno un aspirapolvere questo. Ragazzi, bellissimo. E comunque anche il letto stesso, cioè, è magico, vero? No, io non ho mai visto due felucce che si abbracciano. Che bello, sì. Molto tenero. Proviamo ad andare avanti, sono curioso. Comunque, veramente tanta, tanta roba. Sì, credo. Continuano per l'intera casa. Questa che cos'era? La camera da letto. Sarà la camera matrimoniale? Mio Dio, ma guardate che scrigno. Cioè, tu entravi e ti trovavi sto scrigno. C'è qualcosa dentro? No, vuoto. Vuoto, ok. Ma anche questo, guarda. La prima lettera? Okay. Ci sono dei... Madonna, guardate che disegni? Bella! No. Che bella questa giocca! È spettacolare! Guardate sì, questi dai, disegni! Questo era un artista. Sì, so. Sì, questo era un super artista. Una lei, O era una super artista, assolutamente, assolutamente. Cioè, non si riesce a capire molto bene. Curioso di vedere a sto punto anche qui più avanti, guardate, è rimasto veramente... Tra l'altro qua ci sono dei giornali datati... Non c'è da... Ecco qua. 10 giugno 1987. No, ma veramente ogni cosa in questa casa era super ricercata e super elaborata. Ma banalmente anche solo queste sedie di fianco al letto. Proseguiamo con il nostro giro delle stanze. Erano anche. No, guarda, la macchina da cucire, un phon e un altro mega armadio. Ma è sempre pieno. Ma guarda che belli che sono sti cappotti, sono bellissimi. Anche di qua. Lasciano sempre vestiti invernali, non so per quale motivo. Sì, no, è vero, sempre giacche, giacconti. Sì, sì, è vero, boh, sì, non, sì. Forse non piacciono più l'anno dopo. Guarda, lì c'è addirittura un cappello di lana, davvero pazzesco. E invidio un sacco le persone che ci abitano qui di fianco. Le vediamo, quindi le puoi anche riportare. Sì, dopo ci grideranno, oh mio Dio, l'ultimo bagno della casa. Ma anche il bagno è... Rosa, sì. No, stupendo. Il bagno è nero. Il cesso completamente nero. Cesso nero e rosa, cioè, incredibile. Pantera rosa praticamente. Sì. È assurdo, guardate anche la spazzola che richiama i colori. Io non so neanche realisticamente parlando se li vendono ancora di sto colore, cioè se li fanno, se sono richiesti. Non penso, è proprio una roba vecchia. Ma questo è proprio inquietante perché sì. È stato indossato a pelle da chi ci abitava. Esatto, è vero, è vero, è verissimo. Ed è stato abbandonato qua, addirittura lì c'è lo scuro cesso. C'è la gente di fianco. Ma ci vedono? Non so, c'è la finestra. Vabbè, tu passa. Cioè, passa veloce, non penso che... Passa veloce, ma quando disinvolto pure. T'ha visto? Ma non usciamo. Penso che si mettono... Ma come usciamo? Dobbiamo aspettare. Pazzo, no, se proprio lì ci vede scuro. Bisogna aspettare. Ragazzi, abbiamo l'ennesimo dramma della giornata. Super problema. In sostanza ci sono degli anziani che sono proprio i vicini di questa casa. E niente, bisogna aspettare che rientrano, altrimenti noi se usciamo ci vedono subito. Un attimino in disagio perché non vogliamo essere visti, anche perché non vogliamo più che altro non tanto essere visti noi fermati, perché non succede. Allo stesso tempo magari non vorremmo che poi si crei agitazione intorno a questa villa che di fatto è tranquillissima e super ben conservata. E ora cerchiamo di capire che cosa fare. Allora, il piano è questo. Il buon Ema adesso andrà su e monitorerà il movimento dei vicini. Io e Giulio stiamo giù e usciremo dalla finestra, mentre Ema uscirà da dove è entrato, quindi lui è l'uomo ragno biondo praticamente. Questo è tutto quello che realmente accade quando si esplora un luogo abbandonato e si cerca di non mettere agitazione a nessuno. Quando si dice che noi siamo semplicemente persone che vengono e prendono solo ricordi, è questo che intendiamo. Guardate proprio anche lo sbattimento che ci facciamo per non creare disagio a nessuno. Cioè, noi, se questo video non ci fosse, se le sue foto non ci fossero, come se non fossimo mai stati qui. Madonna, io ho paura di riprenderlo mentre si fa male. Madonna, ho paura, Madonna, Allora, Ema, ti passo il mio zaino. Ti passiamo gli zaini. Sì, sì. Allora, ti passiamo gli zaini, almeno siamo... Scrivigli. È incredibile che non si sente. Super incredibile. Eppure tutto ubicato. Ma no, ma abbiamo sentito. Ci passiamo gli zaini dalla finestra. Pazzesco, ragazzi. Pazzesco. Meno male che non ci hanno visti. Super. Bello che è.
Ho due cosce enormi, di così non ci sto. Tutto bloccato, dai, andiamo. Non si può più fare questa vita, ragazzi. No. Madonna mia, che ansia, cazzo che ansia. Ragazzi, davvero ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti da questa incredibile casa. Di sfondo al mare, noi vi diciamo il mare. Ovviamente vi invitiamo a seguirci, a lasciare un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi a questo canale e niente, noi ci vediamo alla prossima esplorazione, ormai lo sapete. Raga, dai ragazzi, il mare.